Esame di stato appena concluso, com'è andata? Solamente la prova orale, giusto? Sì, soltanto la prova orale ed è andato abbastanza bene, è andato abbastanza bene perché nonostante appunto il Covid ci siamo preparati, abbiamo fatto il nostro meglio ma direi come anche gli altri anni, non possiamo dire che appunto nonostante non possiamo dire che il Covid ci ha in qualche modo precluso lo studio. Noi abbiamo studiato forse anche più del solito, forse anche più degli altri anni, proprio perché stavamo a casa, avevamo più tempo e quindi anche l'esame non, ci ha richiesto diverse cose, ci ha richiesto appunto la capacità di muoversi tra gli argomenti, quindi una discreta conoscenza del programma scolastico che ci siamo fatti appunto studiando, quindi non, è un esame come tutti, ecco questo voglio dire in sostanza, che non, nonostante tutto è come gli altri anni. C'è stata l'opportunità anche di prenotare il vaccino per i maturandi. Sì, ma una grande opportunità che io per sfortuna cioè non ho trovato posti appunto vicino a casa mia, ecco, quindi non, lo farò dopo evidentemente, non voglio, ma ora purtroppo non ho potuto farlo. Anni non più complicati, ma diversi sicuramente dal passato. Qual è la prospettiva per il futuro? La prospettiva del futuro in che senso? Nel senso l'università, quale sarà il percorso? Come lo vedete? Io sinceramente nella situazione in generale non vedo niente di irregolare, nonostante questi 2 anni abbastanza strani, ma di fatto è tutto come gli anni precedenti, niente di che. Da poco uscito dall'esame di maturità, com'è andata? L'esame è andato tutto sommato bene, l'elaborato e il progetto consegnato è piaciuto, quindi mi ritengo soddisfatto di come è andato l'esame. Solamente l'orale è stato più complicato quest'anno con il Covid, la didattica a distanza. L'esame, sì, si tratta di un esame orale di 1 ora e la preparazione dell'esame, diciamo, è avvenuta da solo, uno doveva studiare da solo, non si poteva ritrovare appunto in gruppo oppure fino all'ultimo confrontarsi con i professori, però diciamo che tutto sommato è andata bene. Sei tra quelli che ha prenotato la vaccinazione? Sì, io ho già prenotato la vaccinazione, mi sono vaccinato lunedì, sono già vaccinato. L'esame appena fatto, emozionante, teso, com'è andata? Allora, diciamo che io ce l'avevo alle 8, questa mattina è stata un po' tesa, ma è quell'ansia buona. Non ero tanto ansioso, ero sicuro del percorso che avevo fatto e comunque sono andato dentro sereno. Ho fatto il mio esame, diciamo che è andata bene, sono soddisfatto e che comunque non è stato un esame da meno di quello degli altri anni. È stato un metodo alternativo, non per forza peggiore. Diciamo in questo orale comunque si coprono tutti gli argomenti affrontati durante l'anno e quindi si riesce bene anche a valutare il percorso dell'alunno. Diciamo non è solo una prova individuale, ma si valuta anche quello che uno ha fatto nel corso dell'anno. È un resoconto, diciamo. E quindi siamo molto soddisfatti anche se quest'anno, diciamo, ho avuto qualche problema, qualche difficoltà. Un accompagnatore che ti ha accompagnato? Mi ha accompagnato la mia ragazza, ne sono molto fiero, sono molto felice sia venuta. I genitori con l'ansia a casa ad I aspettare. genitori avrebbero solamente tolleranza, almeno con la ragazza un po' di tranquillità. Vaccino Vaccino fatto? fatto, quindi sì, assicuri, sicurissimi e tranquilli. La sorella fuori insieme agli accompagnatori, sei emozionata? Oddio, sì, ripensando a quando l'ho fatto io, mi vengono in mente alcuni ricordi belli, anche meno belli, però comunque sia, glielo ho detto, è tutta ansia. Poi ha chiesto lui di accompagnarlo. Sì, me l'ha chiesto, siamo tutti qui per supportarlo, quindi tanto andrà tutto bene, è solamente un momento che poi passerà, poi quando entri va tutto bene, sì. È stato un anno difficile un po' per tutti. Sì. Difficile senz'altro. Poi per quanto riguarda gli esami, sai, io l'ho fatti ormai 6 anni fa, quindi non c'erano mascherine, non c'erano problemi di questo tipo, era anche molto più tranquillo. Ammetto che con questa cosa sempre di mezzo è molto più difficoltoso. L'ho visto anche con mio fratello, che comunque sia c'è un ostacolo in più e si sente, però comunque sia è Va andato bene. fatto un applauso doppio, un merito Un applauso doppio. doppio, esatto, sì.